Guarda, guardate qui quello che stanno facendo, l'avrete capito, stiamo parlando di restauri, una delle eccellenze proprio italiane nel mondo, e guardate come stanno lavorando, questi sono dei veri e propri professionisti. Chiediamo alla regia di inquadrare mentre lavorano, altrimenti, ecco, vedete? Allora, restauri, conservazione, in questo caso ringraziamo loro perché arrivano direttamente da Venaria Reale di Torino, che cercano di spiegarci anche le tecniche che sono alla base proprio di questo lavoro e richiede numerose competenze e capacità. Allora, vediamo Daniele Russo, che è responsabile dei grandi cantieri, che sta lavorando, Anna Piccirillo, coordinatrice dei lavori scientifici, Alessandro Gatti, docente di conservazione e restauro. Allora, io partirei in questo caso da lei. Che cosa sta facendo? Allora, il collega sta osservando la superficie con l'ausilio di una luce che non si vede, quindi ecco, bravo, metta gli occhiali. Ah. La luce blu, la luce della lampada di Wood, ci aiuta a vedere la sostanza organica sulla superficie e quindi ci aiuta a vedere in questo caso la distribuzione della vernice, una bruciatura che sta lì sull'angolo. Cioè, quindi... Adesso ci avviciniamo, ok. Allora, lì c'è una bruciatura. Lì c'è una bruciatura. C'è una bruciatura, la vede più scura, a occhio nudo magari non si distingue. Ah, ecco, ecco, bene, mi metto gli occhiali, se no non vedo. No, gli occhiali sono necessari perché sono una protezione. Ah, eccola qui, a casa purtroppo fa... no, si vede. È proprio questa, riusciamo a vederla anche a casa, vedete qui? Eccola qua. Questa è una bruciatura, causata da che cosa? Probabilmente da una candela, ha una forma anche a lancia allungata. E soprattutto se ci sono ritocchi distribuiti, in questo caso ad esempio le lacune di colore. Allora, in questo caso poi, dopo aver visto quindi il danno, come si procede? Che cosa si fa? E dopo che i miei colleghi restauratori hanno osservato l'opera, interveniamo noi dei laboratori scientifici, mettendo a punto un piano diagnostico, tolgo solo gli occhiali, mettendo a punto un piano diagnostico per studiare i materiali costitutivi dell'opera e poi i materiali magari sovrammessi in interventi di restauro. Ci viene posta la domanda dai colleghi e noi cerchiamo l'analisi più significativa, quella che può darci delle maggiori risposte rispetto al quesito che ci è stato posto, per aiutarli poi a procedere nel lavoro. Ma noi possiamo dire che comunque voi siete un'eccellenza mondiale, cioè vi chiamano da ogni... è vero, però, da ogni parte del mondo proprio per andare a restaurare. Allora, prima di capire anche del tuo lavoro nello specifico, io mi trasferirei, andiamo a Londra, andiamo da nostro Marco Varvello, grazie per essere con noi, corrispondente RAI, perché veniamo da te? Proprio per parlare di un importantissimo restauro che è stato fatto, che adesso è finito e riusciamo a vedere qualcosa bellissimo, di straordinario, chi viene a Londra non può non vedere, vero Marco? Buongiorno. Assolutamente, vedete, assieme al cameraman Stefano Santoro siamo proprio a Parliament Square e dietro di me basta alzare lo sguardo e si vede il Big Ben, che è una ovviamente delle icone di Londra, che vedete adesso così dopo praticamente 5 anni, perché il restauro sia esterno sia interno è cominciato nell'agosto del 2017 e le impalcature sono state tolte a maggio. Quindi Big Ben, che in realtà non è la torre come tutti pensiamo, ma è soltanto la campana, una campana da 13 tonnellate, e il restauro ha riguardato soprattutto il quadrante, avete visto, del grande orologio che ha un diametro di 7 metri, le lancette, tutti i meccanismi dell'orologio, e tutto il palazzo sembra medievale agli occhi nostri italiani perché è un neogotico, in realtà è stato costruito a metà 800 perché c'era stato un grande incendio prima, e il Big Ben, pensate, fino a quando non hanno costruito i grattacieli alla City, è stato con 96 metri di altezza l'edificio più alto di Londra. Poi c'è tutto il discorso del restauro del Palazzo del Parlamento, non so se ho tempo solo per dirvi che invece lì sono 10 anni che ne parlano e non hanno ancora cominciato, ci sono delle impalcature solo perché cascavano letteralmente pezzi della facciata e hanno dovuto tamponare in emergenza. Perché non hanno ancora cominciato? Perché non sanno dove mettere i parlamentari, parlano di portarli a Leeds nel nord del paese per dare un senso più bilanciato alle istituzioni, fino adesso non ha fatto niente e ci vorranno decenni. Grazie, grazie Marco Varvello, grazie per essere stato con noi, per averci aperto questa finestra in questo momento a Londra. Nel frattempo, Daniele, torno da te, che cosa stai facendo e che tecnica stai utilizzando?
Allora, qui sto andando ad assottigliare una vernice di restauro che è stata analizzata dai nostri laboratori ed è stata una resina naturale e quindi, quindi non originale, e sto andando progressivamente a rimuoverla con una soluzione che abbiamo messo a punto, che ovviamente va a intaccare la vernice che devo rimuovere, ma è adeguata e non va a rovinare la pittura originale. Allora, adesso vi chiedo di guardare con me anche questo servizio, perché andiamo a Firenze, dove anche lì, in quel caso, c'è un altro tipo di restauro. L'ha fatto per noi Massimo Biagini, non il restauro, ma il servizio, perché altrimenti avremmo fatto dei danni. Guardiamolo insieme e poi dopo lo commentiamo. Certamente. Il Ponte Vecchio. Ci troviamo proprio sotto il Ponte Vecchio, che è un simbolo non solo per Firenze, per l'Italia, ma per tutto il mondo. Una piattaforma galleggiante che è stata allestita proprio per un'opera di restauro. Diciamo subito, il Ponte Vecchio sta bene. Sta bene. Sì. Strutturalmente sta bene, però ha bisogno di un restyling. Siamo partiti a inizio novembre con questa piattaforma per fare tutte le verifiche e tutte le indagini propedeutiche al primo intervento di risanamento conservativo globale del Ponte Vecchio. Grazie a questa piattaforma andiamo a indagare tutti gli elementi lignei che sorreggono le famose botteghe, sono i puntoni che tutti conoscono, per capire lo stato di conservazione e eventualmente fare il risanamento conservativo successivo nei lavori anche di questi. Queste indagini termineranno tra 15-20 giorni dal punto di vista delle prime verifiche, seguiranno tutte le prove che saranno, diciamo, controllate dalla sovrintendenza per riuscire a passare alla progettazione esecutiva. Interverremo anche sulla sovrastruttura stradale. Ci sono dei tecnici, c'è l'applicazione di un sensore, questi sono sensori che servono per verificare le deformazioni, diciamo, della struttura. Contemporanea ci sono altri tecnici che stanno studiando elementi per riuscire ad effettuare una progettazione esecutiva il più mirata possibile su una struttura così di pregio. L'auspicio è che tra 2 anni il ponte sia tornato, diciamo, a splendere anche dal punto di vista dello stato di conservazione e di restauro. Dottoressa Russo, quello che abbiamo visto comunque è qualcosa di fondamentale, non ci si improvvisa. Non ci si improvvisa anche perché il nostro approccio è proprio basato sul metodo scientifico, quindi bisogna essere in grado di riconoscere, di capire quali sono i componenti del nostro bene culturale, poi come se fosse un diamante, no? Ha moltissime facce, ogni faccia è importante, per ogni faccia del diamante c'è bisogno di qualcuno che parli quel linguaggio, che quindi sappia quell'alfabeto. È per questo che noi siamo venuti anche con la collega chimica, perché comunque... Con Anna. Perché questo proprio per capire che siete un'equipe, come se entraste all'interno di una sala operatoria, a tutti gli effetti. Assolutamente, ognuno è specializzato nel suo campo, anche i restauratori, ogni restauratore è specializzato su un supporto specifico. I nostri laboratori sono molti e molti sono i materiali su cui lavoriamo. Per concludere, quali sono le cause maggiori che rovinano comunque le nostre opere? Le nostre opere d'arte si rovinano quando perdono l'equilibrio, quindi l'acqua, voi ne avete parlato tantissimo, oggi l'umidità è tantissima, e poi comunque la mancanza di considerazione, ce le dimentichiamo. E per questo noi oggi siamo qui. Grazie Daniela Russo, grazie Anna Piccirillo, grazie Alessandro Gatti per il lavoro che fate, non solo per tutti quanti noi, ma per l'intera umanità. Finisce la nostra puntata di Uno Mattina, adesso diamo la linea a Eleonora Daniele con Storie Italiane, noi ci vediamo domani per una nuova puntata di Nuovo Insieme. Buona giornata.